La prima cosa, anche se ormai è passato qualche giorno, ma cosa vi lascia il derby di lunedì, la cornice pubblico, l'ottima prestazione, che sensazioni vi ha lasciato? Beh, personalmente mi ha lasciato solo rabbia, perché è stata una partita fantastica dove credo che veramente abbiamo dominato praticamente per 90 minuti. Ho visto un'altra squadra che ha provato a reagire, ma poi è dovuta soccombere, insomma, a quello che era il nostro gioco. Purtroppo però la partita, come ti ho detto, mi lascia un po' di rabbia, perché non siamo riusciti a far gol e non siamo riusciti a portare a casa tutti i punti a disposizione. Quindi io spero che, come il mister ha ribadito più volte, sia stata, diciamo, la prima partita di un lungo ciclo, perché dopo una prestazione del genere dobbiamo assolutamente ripeterci e non invece specchiarci su quella che è stata la giornata di lunedì. Mi rabbia da mettere in campo a San Benedetto, quindi magari è un aspetto positivo, cioè questi tre punti persi da ritrovare. Beh, sì, Che si fosse vinto o in questo caso pareggiato, chiaramente lo spirito, insomma, con il quale si doveva andare a San Benedetto era sempre quello di cercare di portare a casa la partita. Chiaramente adesso, dopo quattro giornate, iniziano ad essere anche importanti quelli che sono i punti, quindi dobbiamo iniziare a fare punti per cercare di scalare posti in classifica. Anche perché è prestissimo e tutto, però complice la sconfitta con Renate, poi la sosta, eccetera, nonostante comunque a livello di prestazioni un buon avvio di campionato, sono solo 4 punti in classifica, è una cosa che magari può pesare queste giornate, oppure non ci pensate proprio? No, il fatto è che adesso, insomma, chi tra di noi, soprattutto i calciatori, va a guardare la classifica ha sbagliato, insomma, proprio mentalità. Adesso chiaramente la classifica non si deve proprio guardare, uno è consapevole di quella che è la propria prestazione e di quello che è il lavoro che sta facendo sul campo. Poi i punti in questo momento non si può guardare proprio perché sono falsati, insomma, ci sono squadre che hanno riposato, altre squadre che non hanno riposato, quindi chiaramente questo porta a delle posizioni non veritiere. È sbagliato da parte nostra considerarci che come se la partita, quella da recuperare, insomma, fosse una partita vinta, ma è anche sbagliato, insomma, andare a considerare che il posto in classifica di adesso sia quello effettivo. Quindi chiaramente io, ad esempio, non l'ho mai guardata la classifica, so i punti che abbiamo e so, diciamo, più che altro i punti che hanno le altre squadre, perché chiaramente le hanno vinte quasi tutte e le hanno vinte tutte pareggiata una, quindi dobbiamo andare a recuperare quella squadra là. Ma diciamo che secondo me si deve sempre agire e comportarci andando a cercare di scalare il posto di quella che è sopra di noi. Piano piano spero di arrivare a un momento dove sopra di noi non c'è nessuno. L'ultima cosa che ti volevo chiedere, Bisoli ha parlato ancora già dal ritiro, insomma, dell'impostazione diversa che ha voluto dare alla difesa rispetto all'anno scorso, eccetera. Da parte tua, che è un ruolo molto particolare, ti ha richiesto compiti diversi rispetto a quelli che avevi l'anno scorso, oppure comunque alla fine anche in fase di inizio azione, oppure più o meno è lo stesso? No, allora, quello che mi ha chiesto sono le stesse cose che c'erano l'anno scorso, insomma, essenzialmente l'allenatore chiede proprio per te di non prendere gol, quindi credo che quello possa bastare. Però in effetti c'è anche una predisposizione, diciamo, maggiore a partire dal basso, anche se chiaramente più delle volte i campi che adesso, soprattutto in questo momento, vanno deteriorandosi e magari anche le squadre avversarie che ci studiano non ci ha proprio permesso, insomma, iniziare dalla manovra dal fondo. Però in allenamento questo tipo di atteggiamento viene provato un po' più rispetto all'anno scorso. Se ti dico San Benedetto, ti ricordi di sicuro la partita dell'anno scorso, forse è stato uno dei punti più bassi quella stagione perché si è perso male, ma dopo da lì è iniziata questa cavalcata che vi ha portato a fine anno al terzo posto finale. Che sensazioni provi a ritornare su quel campo? Guarda, collegandoci al discorso che abbiamo fatto all'inizio, per questa partita c'è rabbia quasi al quadrato, si può definire, perché c'è la rabbia della partita precedente e per me, che ero già qua l'anno scorso, quella partita lì fu veramente, diciamo, proprio, cioè, un'esperienza triste, ecco, del campionato l'anno scorso, perché fummo quasi incapaci di reagire a quelli che erano i gol che durante la partita prendemmo. Quindi ecco, sicuramente io non mi aspetto dalle squadre dove gioco e dove anch'io, ecco, sono in campo, una non reazione nel momento in cui si perde.
questo non dovrà sicuramente succedere quest'anno in tutte le gare, a maggior ragione in questa partita qua, che ecco, mi vorrei prendere una rivincita personale. Ok, perfetto. Grazie. Grazie.